Stamattina, veramente pochi minuti fa, qui in conferenza stampa, abbiamo avuto la conferma di quella tensione che già serpeggiava anche ieri. Una tensione notevole fra i co-conduttori, Ceccherini e Papi, che hanno avuto degli scambi di battute non amabilissimi fra di loro. È una tensione che si è rivelata chiaramente nelle parole di Raffaella, vero Emilio? Sì, Raffaella Carrà ha detto che sicuramente è un momento difficile, il festival quindi sta vivendo un momento difficile e anche i dirigenti Rai ammettono che il quadro è diverso dagli scorsi anni, ma dobbiamo ricordare che siamo solo dopo la seconda serata, mancano ancora tre serate, anche quindi è presto per decretare. Diversi. Gli ascolti sono un po' calati, anche gli ascolti, però è un po' presto per decretare il fallimento di questa edizione, ci sono ancora tre serate, no? Poi l'amico Ceccherini che poco fa ha bisticciato un po' con Enrico Papi e che comunque ha detto non mi è piaciuto niente di questo festival, possiamo dire che invece in base al sondaggio di TG5.it su internet risulta comunque tra i preferiti dei boys della Carrà. Ma torniamo proprio a Raffaella, vediamo, perché sì, poco fa ha detto è un momento difficile, ora sentiamo le sue parole. Determinazione, poi mi sono vestita di nero, pronta come da bodyguard, mi sono vestita stamattina per affrontare questo momento, diciamo così, difficile, perché insomma so dalla rassegna stampa che gli ascolti sono scesi dalla prima puntata. Beh, avete sentito, insomma, anche è apparsa piuttosto preoccupata, si è messa quel cappellino che dovrebbe insomma essere un po' una scaramanzia, gliel'ha regalato Fiorello e anche noi le auguriamo che le porti fortuna. E per quanto riguarda Eminem, in effetti non è poi successo nulla di speciale, forse...